Scoropiano è pronipote di di Domenico Di Matteo che fu fucilato qui davanti 161 anni fa. Mentre si celebrava la messa io pensavo alla mia famiglia, alla famiglia di mia madre e di Matteo, una famiglia appunto cattolica, e pensavo, chi lo sa, che magari la testimonianza di questo avo, che era procuratore del Santissimo Sacramento all'epoca, e poi dopo, insomma, che la famiglia comunque ha avuto delle vocazioni e tutto, in qualche modo non si sia trasmessa anche su tutti quanti noi, e con l'augurio che magari un domani anche noi, proprio come familiari, ci possiamo riunire qui davanti, e proprio con questo pensiero, cioè della testimonianza cattolica che è stata data, è un piccolo martirio, perché Domenico aveva 45 anni quando fu fucilato qui, aveva 7 figli, il più grande aveva 18 anni, la più piccola 3 mesi. Era un padre di famiglia, che recitava il rosario tutte le sere, come facevano anche mia nonna. E poi, quando è stata per me un'emozione, ora rispetto già l'anno scorso, anche in quest'anno, prendere il cuscino, ringrazio l'associazione di entità di alta terra e di lavoro che ha dato questa opportunità, l'amministrazione comunale di Scurpola, e pensavo ai miei prozii che ne parlavano quando ero bambino, quando ero ragazzo, di questo avvenimento e di questo avo. Quindi grazie, e ringraziamo anche per essere nati cristiani, per essere nati cattolici, per essere nati in questo mondo portato all'accoglienza e al perdono e all'amore verso l'altro. Grazie. Grazie.